Devo parlargli. Andiamo! Un accampamento. Gorgia deve essere vicino. Deve essere l'uomo di cui parlava Pitagora. Il covo della Sfinge. Notevole. Per gli dèi, una Mistios. Che cosa ci fai qui? Mi chiamo Gorgia e ho speso la mia vita a studiare il passato della Beozia e del Peloponneso. Sto cercando l'altra metà di questo amuleto. Ah, sì, conosco oggetti come questo. Cercavo un pezzo di queste dimensioni. Dov'è? Purtroppo il mio apprendista è incaricato di trovarlo nella Locride e è andato a cercarlo. Ma non ha fatto ritorno. Non avrò problemi a trovare il tuo apprendista e il frammento di amuleto. Grazie. Gli dèi mi hanno benedetto mandandoti qui per trovare Pibo. Dov'era diretto il tuo apprendista? Sappiamo di un avvistamento vicino alla tomba di Meneceo, in Beozia. Qual era il compito di Pibo? È stata scoperta una grotta che forse contiene oggetti molto importanti. L'ho inviato a controllare prima di recarmi lì io stesso. Non temere. Scoprirò cos'è successo a Pibo. È laggiù. Andiamo, forza! La creatura che ha ucciso Pibo avrà ingoiato l'amuleto. Combaciano alla perfezione. Deve essere la chiave. Andiamo. Andiamo. La statua è scomparsa. Pare che funzioni solo di notte. Tornerò dopo il tramonto. Un altro sfidante. Spero che tu sia più resistente dell'ultimo. Per gli dèi! La statua ha preso vita! Non sono una statua, figliola. Se non comprendi ciò che hai di fronte, come potrai intrattenermi? E tu sei? La Sfinge, guardiana della verità e della conoscenza. Perché sei qui? Gli dèi mi hanno inviato a proteggere questo luogo, ed è quello che faccio da allora. Sono qui per un'altra ragione. No,
E allora dimmi, perché sei qui? Proteggi un oggetto di grande potere. Mi è stato chiesto di riportarlo nel luogo a cui appartiene. Una causa davvero nobile. Purtroppo non posso acconsentire. È troppo importante. Non me ne andrò senza. Il potere che custodisco non è per i deboli di spirito. Io posso resistere. La ricerca di conoscenza giustifica ogni sacrificio. Se risponderai saggiamente alle mie domande, ti dimostrerai meritevole. Alcuni si nascondono, altri vogliono ingannarla, ma un giorno o l'altro dovranno incontrarla. Orsù, prova a indovinare chi è. Sbagliar non potrai quando ti chiamerà a sé. La morte. Ben fatto, mortale. Di notte arrivano senza essere chiamate e di giorno scompaiono senza venire rubate. Le stelle. Dimostri saggezza. Creo la mia tana con un filo terreo ed elimino la preda con un morso ferreo. Un ragno. Una bella pensata. Un soggetto interessante. Ora sfrutta ciò che hai appreso e tocca i simboli che riflettono le tue scelte. Peace.